L'obiettivo di partecipazione politica è quello di riattivare le risorse e le energie che sono presenti a Mazara, e sono tante, e in questo momento sono sopite. Sono sopite perché non trovano uno sbocco, non trovano modo di realizzazione. Noi abbiamo intenzione di farlo con un modello partecipativo vero, raccogliendo tutte le competenze che ci sono a Mazara. Lo abbiamo già fatto in numerosi incontri che sono stati precursori di questo evento di presentazione alla comunità cittadina. Continueremo a farlo. Abbiamo un'ambizione, quella di dare a tutti questi soggetti, singoli cittadini, gruppi organizzati, gruppi politici, prima ancora che un progetto, una casa all'interno della quale riconoscersi e lavorare per il bene comune di Mazara. C'è già l'individuazione di un candidato sindaco? In questo momento ancora no. Non perché noi non abbiamo le nostre personalità o non abbiamo le nostre proposte, ma certamente, siccome non abbiamo un progetto velleitario, faremo coalizione con altre forze politiche. Vede, per noi l'altro diverso da noi è un elemento di confronto e di arricchimento. Siamo convinti che faremo sintesi con gli altri soggetti politici di Mazara e in coalizione troveremo certamente programma, progetto e squadra di governo.